Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Una puntata questa dedicata quasi interamente alle celebrazioni per la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, con l'iniziativa principale in Consiglio regionale che ha visto premiate 8 significative storie di donne dal presidente dell'Assemblea legislativa toscana Antonio Mazzeo. Un premio a 8 storie di donne spesso lontane dai riflettori che nell'ultimo anno si sono particolarmente distinte nei loro campi di attività e a fianco a queste un riconoscimento speciale alle donne iraniane impegnate nella battaglia per la loro libertà per l'occasione rappresentate dal movimento Donna Vita Libertà. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha celebrato l'8 marzo Giornata Internazionale per i Diritti delle Donne con una cerimonia nella sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso, dove il presidente dell'Assemblea legislativa toscana, Antonio Mazzeo, ha consegnato i riconoscimenti. Abbiamo deciso insieme all'ufficio di presidenza di dare vita a questa iniziativa per mandare un messaggio forte. La Toscana in questi anni ha fatto, sta facendo, continuerà a fare tutto quello che può per dire con chiarezza che una bimba che nasce in uno dei borghi più piccoli della nostra regione deve avere gli stessi diritti di una donna che vive nel centro di una grande città. Per fare questo, per essere al fianco di chi lotta per i diritti, abbiamo deciso di premiare le attiviste di Donna Vita Libertà. È un modo per dirgli che siamo sempre al loro fianco, che questa battaglia per i diritti negati è anche la nostra battaglia per i diritti. Poi abbiamo voluto premiare 8 donne che hanno portato il nome della Toscana in alto nel mondo, a volte storie meno note, a volte più note, di cui noi vogliamo andare orgogliosi. Questo è il senso dell'iniziativa di oggi, un'iniziativa voluta da tutto l'ufficio di presidenza. Ogni 8 marzo è un momento per fare il punto della situazione sulla condizione delle donne. Oggi non è soltanto la festa della donna, è la giornata dei diritti delle donne e è importante capire a che punto siamo in Toscana e nel nostro paese. L'anno scorso avevamo fatto una ricognizione grazie a IRPET per capire la situazione lavorativa delle donne in Toscana. In questo anno devo dire che è cambiato molto. La Regione Toscana, attraverso i suoi organi più importanti, la Giunta e il Consiglio regionale, ha fatto una serie di interventi ed iniziative e ne ha annunciate delle altre nei prossimi mesi proprio per andare in questa direzione, cioè aiutare le donne, le bambine e le ragazze a scegliere il loro futuro senza discriminazioni e avendo bene in testa la loro libertà di vita e appunto i diritti delle donne. Di fronte e assieme a questo però dobbiamo ricordarci anche delle donne che in questo momento in tutto il mondo stanno combattendo per i loro diritti. Pensiamo alle donne iraniane in particolare che quest'oggi verranno premiate e anche alle donne afghane, perché ci dobbiamo ricordare che ancora di diritti ne dobbiamo conquistare, ma quelli conquistati devono essere continuamente tenuti con le unghie e con i denti. Lo abbiamo visto appunto, quello che succede in Iran continuamente contro le donne è veramente una violenza continua. Ma loro ci hanno insegnato, il gruppo di ragazze che andremo a premiare o semplicemente a ringraziare ci ha insegnato di non arrenderci mai, ci ha insegnato che di fronte ai soprusi dobbiamo sempre combattere. Loro stanno combattendo da lontano, da un altro paese, non dal loro paese, ma stanno facendo di tutto, di continuo, tutti i giorni per aiutare le loro amiche, le loro sorelle che sono rimaste in Iran. Noi dobbiamo fare lo stesso, tutti i giorni nel nostro posto di lavoro, in
in società e in famiglia, fare in modo di non vederci calpestati i nostri diritti. Loro per noi sono un grande insegnamento e speriamo veramente con le azioni che abbiamo messo in campo di poterli aiutare. È stata una bellissima iniziativa, emozionante, a tratti anche commovente, perché abbiamo ascoltato storie che comunque ci toccano, ecco, profondamente, di sofferenza, però è stato molto bello ascoltare i racconti di vita di queste donne straordinarie, effettivamente, che hanno raggiunto con anche la loro capacità di sognare le proprie ambizioni e quindi hanno esercitato appieno la propria libertà di esserci e di realizzarsi nel mondo del lavoro anche su un piano personale. Quindi credo che ritrovarsi, riflettere intorno alle storie delle donne sia sempre un momento di grande crescita sociale, culturale, anche economica per il nostro paese e per noi tutti, perché insomma ci porta a riflettere, ecco, su dove siamo ma anche su quello che possiamo fare. E i racconti delle donne sono effettivamente sempre molto emozionanti, molto affascinanti e servono per tenere accesa questa speranza e per stimolare anche però la necessità di un impegno, di una crescita proprio della nostra società. Quindi comunque una bellissima iniziativa e complimenti naturalmente al Consiglio regionale, al Presidente e a tutte le donne premiate. L'8 marzo è sempre una giornata di celebrazione della donna ma anche di profonda riflessione. È giusto che il Consiglio regionale conferisca dei riconoscimenti alle donne che ce l'hanno fatta, ma ci sono molte donne che ancora non ce l'hanno fatta e che ogni giorno combattono con disuguaglianze, con diritti negati, con compagni violenti, e quindi è giusto che questa sia una giornata davvero di richiamo delle istituzioni ma della società tutta, perché non vi è dubbio che ancora c'è molto da fare. Negli anni 70 la prima donna ministro, Tina Anselmi, fece la prima legge sulla parità salariale. Ancora oggi i governi intervengono su questo tema perché ancora questa parità salariale, sappiamo, non c'è. Per dire alcuni titoli sui quali abbiamo la necessità che l'8 marzo non sia una data sul calendario ma sia un impegno profondo per tutte le donne, perché sappiamo che una donna che può lavorare, che può sviluppare la propria dimensione personale, è una donna che conferisce alla propria famiglia, alla società tutta, un di più di ricchezza, di contributo, di approccio positivo ai problemi, e io credo che se le donne fossero ai posti di comando la nostra società sarebbe sicuramente migliore di quanto non sia oggi. Quindi un buon 8 marzo e un impegno per il futuro da parte di tutti noi. 8 marzo il Consiglio regionale della Toscana, Ufficio di Presidenza, Commissione Pari Opportunità premia le 8 esperienze della Toscana che si sono distinte in tanti settori, dallo sport all'arte, alla cultura, all'imprenditoria, 8 eccellenze che portano in alto il nome della Toscana, e per noi è soddisfazione festeggiare la giornata internazionale dove si promuovono e difendono anche i diritti di tutte le donne, promuovendo quelle che sono state delle intuizioni straordinarie e che fanno, diciamo, dell'estro, della gentilezza, dell'innovazione un grande elemento di forza della nostra regione. A fianco di questo ovviamente un impegno forte che la Toscana si assume rispetto alla difesa dei diritti, delle libertà e di tutte quelle battaglie che stanno oggi portando avanti tante ragazze molto giovani in tutto il mondo rispetto alla loro libertà. E tanto c'è ancora da fare anche nel nostro territorio, anche per contrastare tante dinamiche di violenza che molte volte in silenzio vengono sottaciute. Una cerimonia davvero emozionante, questa dell'8 marzo per 8 donne, che ha parlato di Toscana nel mondo. Sono rimasto commosso dalle parole della dottoressa Sara Montemerani, che ha salvato una vita umana sotto le macerie del terremoto in Turchia, ma è stato bello anche sentire le esperienze di chi fa università, di chi si occupa del mondo di impresa. Abbiamo ascoltato la testimonianza toccante delle donne iraniane. Ecco, la Toscana è grande quando sa parlare al mondo, quando sa essere in prima linea sul piano della lotta per i diritti civili, per i diritti sociali. Dobbiamo tutti insieme ricordare quanto siano importanti le donne tutti i giorni dell'anno, non solo l'8 marzo. E dobbiamo insieme fare squadra, chi è nelle istituzioni
per dare messaggi importanti. E a proposito di diritti delle donne, nell'ambito delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna, anche il Parlamento Toscano degli Studenti ha ospitato alcuni rappresentanti del movimento Donna, Vita e Libertà, che si batte proprio per i diritti delle donne e del popolo iraniano. A fare il punto della situazione in Consiglio regionale anche una giovane parlamentare toscana, oltre ai rappresentanti del movimento. Vediamo. Per dare voce alle proteste in Iran, sono stati ospiti della seduta plenaria del Parlamento regionale degli studenti a Palazzo del Pegaso i rappresentanti del movimento Donna, Vita, Libertà, ad aprire l'incontro che rientra nell'ambito delle iniziative legate alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, la Presidente Maria Vittoria D'Annunzio. La situazione delle donne in Iran è diventata sempre più critica, con l'uccisione e la condanna di tantissimi uomini e donne. Soprattutto qui in Consiglio abbiamo molto commemorato questa cosa con questa associazione già in passato, a gennaio, e ho ritenuto importante invitare l'associazione a parlare di un quadro generale della storia iraniana e insomma delle donne in generale, proprio perché è importante diffondere la notizia e non lasciarla soltanto alla banale retorica del vogliamo starvi vicino, ma fare qualcosa. Diffondere la notizia e diffondere con i nostri mezzi social eccetera quello che possiamo fare. È molto importante per noi, siamo anche andati diverse volte in diverse scuole, in diversi licei a parlare per i ragazzi, perché in Iran in questo momento sono proprio ragazzi della loro età che sono promotori di tutto questo movimento. Sono stati uccisi numerosi ragazzi proprio delle scuole, all'interno delle scuole. Una protesta che è molto sentita proprio tra i giovanissimi, minorenni addirittura. Quindi informare loro, io penso che proprio loro, vedendo questi ragazzi, possono avere un'empatia che è maggiore rispetto forse anche a un adulto. Chiudiamo con una mostra, Spazio all'Arte, ancora in Consiglio regionale, in Palazzo del Pegaso, con un'esposizione dedicata ai giorni più difficili della pandemia e divisa in tre diversi capitoli tra arte, pittura e anche video. Un'esposizione ideata e realizzata dall'artista Alessandro Di Vicino Gaudio, che racconta i giorni più difficili e sofferti vissuti durante l'emergenza coronavirus. La mostra, che resterà aperta fino al prossimo 18 marzo in Palazzo del Pegaso, è una contaminazione tra pittura e video, dove il movimento è parte integrante dell'opera Not Ordinary Times, Tempi non ordinari, è divisa in tre parti. Sono partito dal 2020, dall'anno del lockdown, e ho rappresentato sette giorni di un'ipotetica settimana di lockdown. Sono sette opere di sette personaggi all'interno, rinchiusi nell'interno della propria abitazione, con gli schermi fuori dalla finestra, che vanno a rappresentare un mondo che continua a muoversi. Noi immobili dentro e il mondo continua a muoversi. E poi ho sviluppato in base a quello che è successo dopo. Ho preso il fuori, siamo tornati a uscire, è tornata la normalità o la cosiddetta normalità, e mi sono posto una domanda. Cioè, siamo cambiati? Come siamo cambiati dopo questa esperienza? Siamo migliorati oppure tutto ritornato come prima, al punto di partenza, oppure siamo proprio peggiorati? E poi c'è la parte finale, 2050, in cui ho immaginato un futuro, un ipotetico futuro, basandomi su quello che potrebbe essere calamità naturali, così. Quattro elementi rappresentati in quattro opere: aria, fuoco, terra e acqua. E il finale, due ipotetici finali, la fine oppure un nuovo inizio. Questo...
Queste dunque le notizie principali relative alle attività dell'Assemblea Legislativa Toscana. La voce del Consiglio termina qui. L'appuntamento torna come sempre la prossima settimana su RTV 38. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Arrivederci.